Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella prima puntata della mia carriera. Oggi ci troviamo su Football Manager 2014 e ho appena iniziato la carriera. Siamo ancora al 25 giugno, quindi non ho fatto proprio niente. Ho rifatto il video perché quello di prima con i suoi 20 minuti era troppo pesante da caricare, c'era da aspettare una vita per metterlo su YouTube. Quindi questo qui cercherò di farlo durare 10-15 minuti al massimo, sperando di starci. Allora, prime cose, partiamo dalla rosa. Ho già fatto la selezione per posizione, ho portato in prima squadra qualche giovane, quindi troverete qualche differenza tra la rosa che ho postato sul forum. Bardi, anche se in prestito, comunque dovrebbe tornare. Poi, Olsen e Tassi, portati in prima squadra perché sono abbastanza interessanti comunque come giocatori, e Daniel Bessa che a mia insaputa ha comunque dei discreti voti, ma comunque deve ancora crescere come tutti gli altri. Con mia grande gioia e sorpresa vedo che sia Nagatomo che Jonathan sono ricercati. Quindi Nagatomo con proprietà sia Milan che Napoli. E quindi è molto probabile che lo cacciamo via. Anche se non è malaccio, però comunque vediamo quanto ci danno. Jonathan invece sempre con proprietà, però per la Roma. Comunque noi mettiamo stato trasferimento cedibile, così capiscono già che il divino può andare via. E anche cacciamo via il buon Nagatomo. Ok, questa è la rosa. Ovviamente, oltre a loro due, voglio mandar via Pereira, non mi ricordo se l'ho già messo, ok, già cedibile sia per il trasferimento che per il prestito, perfetto. E Kuzmanovic, che comunque ha un buon 4 milioni e 2 come valore, quindi potremmo anche venderlo e fare cassa. Quindi mettiamo anche lui, no, dopo, no, stato, ho sbagliato tutto, porca Eva. Cedibile, cedibile. Via. Così iniziamo già a fare un po' di pulizia. Gabi Mudingai, con i suoi 31 anni e 1 milione, è perfetto per essere venduto. E l'ho già messo, ok. Qualcun altro? Vabbè, per adesso teniamo così. Poi dopo cacceremo via qualcun altro sicuramente. Allora, come si parlava poi anche nel forum, mi avevate consigliato di iniziare a fare una rosa che puntasse soprattutto alla nazionalità italiana dei giocatori. Bene, io già in rosa come italiani, chiamiamoli decenti, ho Ranocchio. Punto e stop, è l'unico che è un po' forte in questo gioco. Comunque i voti da difensore, con i contrasti, colpi di testa, marcatura sono buoni, fisici va bene. E quindi lui sarà un punto di partenza, purtroppo, per questa Inter. Altri italiani. Andreoli, abbastanza imbarazzante come giocatore. E invece poi chi abbiamo? Vabbè, i soliti Castellazzi, i soliti rimpiazzi. Quindi gli altri sono tutti da fare. Io ho buttato giù questa formazione. Lui mi dà un 4-3-3, però io penso sia un 4-2-3-1 perché poi dopo c'ha ragione lui e mette sempre quello che vuole lui, facciamo contento, però secondo me questo è il 4-2-3-1 di cui si parlava nel forum. Ho anche buttato giù un attimo i nomi dei titolari, non so se vi possono piacere così come sono, altrimenti li modifichiamo, tanto la prima amichevole è tra 26 giorni, quindi di tempo ne abbiamo a volontà. E altra cosa, ho già preparato la seconda tattica, un 4-3-3, questo che mi sembra un po' più vero come 4-3-3, preparato in questo modo. Poi ovviamente se riscontrate delle diversità tra le tattiche che mi avete consigliato e quelle che io ho messo in campo ora, segnalatele subito che le modifico. Altra cosa, come potete vedere, i giocatori sono già proprio ridotti da merda, quindi hanno già una grandissima forma fisica che si stanno spaccando in vacanza, quindi 25 giugno sono tutti mezzi morti, però continuiamo
conto che al ritiro incomincino un po' a diventare dei giocatori, non delle amebe. Comunque, questo è quanto riguarda formazione, titolari e rosa, e avete già capito più o meno chi ho intenzione di cacciar via e chi tenere. Altra cosa, qui ho impostato mentalità, filosofia e qualche istruzione. Ho cercato di mettere una filosofia rigida così ognuno mantiene i suoi ruoli e non fanno cazzate in giro negli altri settori, che te li ritrovi da una parte o dall'altra, quindi vediamo se almeno lì mi cagano. Altra cosa, poi dopo passeremo all'allenatore, anche se qui potete già vedere un attimo un'anteprima, chiamiamola così. Le finanze. Siamo nel periodo di mercato e ovviamente il buon Massimo Moratti mi ha dato a disposizione addirittura 6 milioni. 6 milioni per i budget trasferimenti, che non è niente, perché dovremmo vendere quanti più giocatori possibili per far sì di avere un buon cassetto. E budget degli ingaggi. Anche qui siamo messi veramente male, perché attualmente la società spende 1.633.000 e loro ce ne mettono a disposizione 1.637.000, quindi abbiamo circa 4.000 euro di margine a settimana. Un giocatore che prende 4.000 euro è difficile trovarlo, quindi prima dobbiamo vendere. Poi, mi sono già dato da fare e ho messo qualche giocatore in lista selezionati. Ho cercato un attimo di mettere quelli un po' più interessanti nei ruoli chiave. E partendo dalla difesa, anche qui li ho ordinati per posizione, visto che comunque portieri per il momento io mi affido ad Handanovic, e poi adesso vediamo, magari terrò Bardi come secondo, ma comunque quello lì lo decideremo. Darmian, buoni voti. Ah, sono tutti in osservazione, quindi non spaventatevi se vedete qualche voto mancante. Cercherò il più presto di mettergli screen con tutti i voti completi. Adesso ve li faccio vedere un attimo così, tanto da farvi un'idea. Santon, che comunque lo rivorrei come terzino sinistro, anche se mi chiederanno una follia. De Sena, non male, non male. Però sì, questi sono i giocatori su cui devo puntare, perché non ho soldi e quelli un po' più importanti italiani non gliene frega un cazzo di venire dall'Inter. D'Ambrosio, terzino destro, che lui è 1.900.000, quindi se D'Ambrosio costa quasi 2 milioni, io ne ho 6. Fate un po' i conti voi. Brivio, che l'ho trovato nella ricerca, non sapevo neanche che fosse un giocatore di calcio, io Brivio. Però teniamo, non si sa mai che l'Osservatore mi porti qualcosa di buono. Jorginho del Verona. Carino, non male, anche su un mediano di 65 kg non mi ispira. Jack Bonaventura invece è uno che vorrei prendere assolutamente, e perché mi ispira da tutti i football manager in cui ho giocato. Cerci, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, è sempre quel cazzone qui, quindi bisogna assolutamente cercare di prenderlo, anche se col suo gioco di squadra 5, posizione 5, mi spaventa abbastanza. Poi abbiamo Sansone, il buon Sansone del Parma, che costa già 2 milioni e mezzo. Accidenti a lui. E ok, Forestieri, un'altra mia vecchia conoscenza di quando ho fatto una carriera all'Udinese, non male. E per finire, Manolo Gabbiadini, grande punta che vorrei proprio davanti, anche se per quest'anno penso che di attaccanti ne prenderò veramente poco o niente. Voglio fare affidamento soprattutto su Belfodil, Icardi. E altra cosa, andiamo nelle notizie. Finalmente un messaggio di Moratti che mi chiama tutti i giorni. Ecco il nome dell'allenatore. Jesus il Nazareno. Ho deciso di chiamarlo così perché sento di aver bisogno di un aiuto divino in questa carriera, perché la vedo molto dura con la squadra che ho e con il rapporto che ho con Football Manager. Se non sarò esonerato prima del fine della stagione, si festeggerà. E quindi ho cercato anche di portare un po' un lato comico in questa carriera, anche vedendo comunque l'andamento reale dell'Inter. Tutti i nomi che mi avete consigliato comunque per allenatore erano giustissimi, cioè mi piacevano molto, quindi
li ho considerati però fino a un certo punto, diciamo. Un'altra cosa invece che vorrei chiedervi, e poi dopo chiudo e vado avanti un po' in base ai vostri commenti, è chi vendereste tra quelli che ho detto? Quindi, Nagatomo e Jonathan mi chiedono la comproprietà. Io l'accetterei se posso tenerli per un anno da me. Poi dopo alle buste si vedrà. Penso comunque di lasciarli e di puntare su qualcun altro. Pereira, Kuzmanovic, Cambiasso, se arrivano offerte. Mudingai, Mariga, questi 5 qua penso di venderli. Anche qua se riesco subito adesso via perché devo prendere comunque dei soldi anche Mariga 3 milioni e 2 vale la pena di buttarlo via e quindi fatemi sapere se questi giocatori vi va bene cacciarli via che lo faccio subito e molto volentieri e poi altra cosa molto ma molto importante torniamo sulla lista selezionati chi di questi vi ispira di più. Cercherò comunque di prenderne in base a quanti riesco a venderne, quindi se ne vendo 4 cerco di prenderne 4. Adesso guardiamo anche da quanto mi chiedono, perché Cerci sarà praticamente impossibile che venga, perché se costa già più del mio budget io non avrò mai i soldi che mi richiedono. Gli altri invece sono tutti fattibili, a parte Santona anche. E quindi fatemi sapere, così mi so regolare. Altra cosa, come per le tattiche, come vi ho già detto prima, se qualcosa non vi quadra, chiedete pure. Per il momento è tutto. Ci sentiamo poi prossimamente con la prossima puntata.